Benvenuti in Svizzera, benvenuti nel paese, nel paradiso dei Buongustai. Siamo partiti alla scoperta del Grand Tour of Switzerland. Siamo qui, come vedete, in Ticino, dietro di me la bellissima Ascona, e andiamo alla scoperta delle ricchezze gastronomiche del nostro paese, perché la Svizzera è piena, è ricchissima di bellissime sorprese gastronomiche. Cominciamo qua, in Ticino, andremo poi in Vallese, Lucerna, ci richiamo in Engadina e finiamo dallo chef stellato Andrea Scaminada, che ci preparerà il menù, il piatto dedicato a questo Grand Tour of Switzerland. Vi invito al viaggio, andiamo insieme! Prima tappa in Ticino, siamo sul Grand Tour, 1600 km alla scoperta dei prodotti tipici gastronomici del nostro paese, e vi invito a scoprire il nostro primo produttore, venite! Ecco, siamo vicini ad Ascona, terreni alla margia, e qui ci devono essere dei prodotti eccezionali. Andiamo a vedere. Eccoci qua, Fabio. Siamo qui nella tua azienda, dei prodotti molto particolari che vogliamo portare al nostro chef per il menù del Grand Tour. Spiegaci un attimino cosa fate qui nella vostra azienda. Benvenuti, grazie. Noi siamo un'azienda agricola attiva sul territorio da circa il 1930. Da circa il 1997 sono cominciate le sperimentazioni per la produzione di riso, che si è dimostrata una cultura interessante. Siamo l'azienda più a nord d'Europa che lo produce. Una piccola particolarità, lo produciamo in asciutta, varietà Loto. Non da ultimo abbiamo appunto delle specialità di polenta, produciamo delle polente nere, rosse e la polenta di mais bianco. Che sarà quella probabilmente che il nostro chef ci dovrà fare il menù, la polenta bianca per il nostro grande menù. Grazie mille Fabio e ripartiamo per la nostra prossima tappa. Eccoci arrivati in Vallese, splende il sole, non è a caso, il Vallese conta più di 300 giorni di sole all'anno, probabilmente la regione svizzera con più giorni di sole, e qui cresce, vedete, siamo in mezzo alle vigne, qui c'è un vino fantastico, prodotti eccezionali, siamo circondati da 45 montagne che vanno oltre 4.000 metri, che rendono qua questo clima del Vallese così particolare e fanno crescere dei prodotti unici, che vi invito a scoprire subito, partiamo! Siamo qui sempre a Sion, nella casa Provin, siamo qui dal più importante produttore di vini nel Vallese. Siamo qui insieme a Johanna che ci spiegherà un po' questo fenomeno del vino, l'importanza del vino qui in Vallese. Avete più di 50 vigneti diversi. Cosa sapete fare, cosa fate con quest'uva qui in questa regione? Allora, quello che è interessante è che in Vallese abbiamo le varietà di uve indigene e anche le varietà internazionali, quindi abbiamo delle varietà che sono proprio uniche qua in Vallese, come per esempio la Petite Arvin per i bianchi, che è molto famosa per i bianchi, che ha una grande acidità, che è un vino fantastico per l'aperitivo ma anche per la gastronomia. Dobbiamo fare questo bel piatto con un prodotto tipico del Vallese, ci serve un vino. Tu ci consigli la Haida che andremo a portare al nostro chef Caminada. Cosa ci puoi dire di questo vino? Allora, la Haida è interessante perché è un'uva che possiamo trovare anche nel Jura, che si chiama anche il Savagnin Vin Jaune, si chiama. Qua è un vino secco, però non c'è l'ossidazione che abbiamo sui vini jaune. Ha molti diversi aromi di frutti gialli, un po' di pesca, un po' di albicocca.
Benvenuti in Engadina, un altro bellissimo posto. Siamo qui a 1800 metri e abbiamo trovato un altro prodotto d'eccezione, la carne secca dei grigioni, che veniva ovviamente anche qua elaborata nella regione dell'Alta Engadina. Abbiamo trovato a Maloja la più alta macelleria d'Europa, che producono queste salsicce engadinesi, che proveremo a portare al cuoco camminata per vedere se anche con questo prodotto qui potrà utilizzarlo per il nostro grande piatto. Dunque, la carne secca, salsiccia per il nostro menù. Andiamo! Un altro piacevolissimo modo per scoprire la Svizzera. Siamo su un baltello, siamo sul Grand Train Tour of Switzerland. Abbiamo lasciato la macchina e ci spostiamo su questo bellissimo baltello a scoprire la regione di Lucerna. Eccoci, arrivati alla fine di questa giornata e ovviamente a Grand Tour abbiamo pensato a tutto. Svizzera Turismo ha selezionato i migliori hotel per accompagnare questo Grand Tour. Siamo qui davanti all'hotel Wildenmann, che è un Swiss Historic Hotel dove staremo questa notte prima di riscoprire Lucerna domani mattina. Buongiorno, eccoci, siamo qui al mercato del pesce di Lucerna. Siamo qui con Nils, che ieri è andato a pesca, ha portato dei bellissimi pesci. Dunque, una trota salmonata del lago di Lucerna, rarissima, non si trova spesso, oggi abbiamo la fortuna che ne troviamo, le prenderemo certamente e le porteremo al nostro grande chef. Grazie Nils. Prego. La nostra spesa è fatta. Credo che siamo pronti, abbiamo trovato prodotti freschissimi qui a Lucerna da portare al nostro chef. Spesa finita, ci avviamo, partiamo, andiamo da Andrea Scaminata per preparare questo grande piatto del Grand Tour. Venite con me. Eccoci, un'altra bellissima giornata. Siamo a Fürstenau, nei Grigioni, siamo qui con il nostro chef, Andreas. Ciao. Ciao. Benvenuto. Grazie, come stai? Bene, grazie. Bene. Siamo qui, una curiosità, la più piccola città del mondo con il più grande chef stellato svizzero in questo paese. Andreas, tu a 33 anni hai avuto la tua terza stella. Dove si può ancora arrivare nel tuo mondo della gastronomia? Ich bin jetzt schon seit 12 Jahren da. Wir haben 12 Jahren das Haus übernommen. Andreas è qui da 12 anni, hanno incominciato in 4 persone, 4 cuochi, non sapevano dove si poteva arrivare. Andreas ci dice che l'obiettivo è l'eccellenza, portare qui, offrire all'ospite un'esperienza a 360 gradi, reinventarsi ogni giorno in maniera nuova, lavorare in un team, dare proprio il meglio di quella cucina che Andreas propone ai suoi ospiti in questo posto. Vediamo, qui c'è il castello, abbiamo delle camere, l'ospite rimane qui, abbiamo delle bellissime terrazze e dare questa esperienza di sentirsi bene, di sentirsi a casa qui con Andreas Scaminata, il nostro chef 3 stelle Michelin a Fürstenau nei Grigioni. Abbiamo percorso il Grand Tour, siamo stati in visita nelle nostre regioni, siamo stati in Ticino, in Vallese, nella regione di Lucerna, in Engadina, abbiamo scelto, speriamo, i migliori prodotti per farti cucinare qualcosa di proprio all'altezza della tua fama. Ok.
dal Ticino la polenta bianca, uh-huh. abbiamo dal Vallese le albicocche, la famosa aida di Provence, poi il pesce del lago di Lucerna, il lago dei quattro cantoni, la bellissima trota, uh-huh. e abbiamo trovato anche la carne del macellaio più alto d'Europa, dell'Engadina. Siamo qui con la nostra trota salmonata del lago di Lucerna. Sì. Andreas adesso ci prepara i fletti di questa trota salmonata, che poi viene preparata, lasciata durante notte con un miscuglio di erbe, di sali per 24 ore. Questo deve entrare il nostro piatto, il nostro primo piatto, l'antipasto se vogliamo, di questo menu del Grand Tour. Il piatto viene accompagnato da un altro prodotto, da una verdura, la barbabietola, che è stata messa nel del rom. Un altro piatto dove il Ticino incontra l'Engadina. Ritroviamo qui la nostra polenta bianca che il chef Andrea Scaminata ha preparato non con del latte o con dell'acqua, ma con un brodo a base di mais, di pollo, di giambone anche, di prosciutto pure. E qui viene servito con una schiuma anch'essa a base di mais. Qui diamo un po' di colore crumbles con Schinken dei crumbles di prosciutto. Prosciutto. Sì, anche un po' di mais. Sempre mais, qua siamo. Tanti prodotti che derivano dal mais, la nostra polenta ticinese qui in fondo come base, qui un po' di menta, una menta particolare qui della regione che viene utilizzata per i piatti tipici qui, e qui abbiamo dei ovviamente cornetti sempre a base di mais, riempiti con una mousse a base di mais. Sì. E qua ritroviamo il nostro prodotto del nostro macellaio in Engadina, un lardo che darà una nota, penso, salata di lardo qui. Questo è mangold, no? Canzoni. Vediamo un po' di spruni butter. Proprio spruni butter, come hanno, se vediamo un po' di prodotto. Del burro che viene grattugiato. Sembra tutto facilissimo, grazie Andrea. Sì, grazie. Questo piatto, preparazione del dessert, le albicocche. Sì. Cosa realizziamo? Ja, du hast ja Aprikosen mitgebracht aus dem Wallis, also wir machen einen schönen Aprikosen-Dessert. Dunque, con le albicocche prepariamo un soufflé fatto di ricotta, di vari tipi di yogurt, e cominciamo subito a preparare il soufflé che dovrà andare in forno, suppongo. Un tocco vanigliato in questo soufflé. Minuti. 18 minuti precisi nel forno a 180 gradi. Se aprikosen dessert machen wir in Fond mit Aprikosen. Facciamo un succo con l'albicocca e il vino bianco che viene dal Vallese, la nostra Aida. Questo è un'albicocca essiccata. Prodotti a base di yogurt che vengono adesso utilizzati. Ah, una meringa anche qui viene utilizzata dal bicocca. Qui abbiamo un tortino di spiuma di acetosa. Il succo ancora tiepido. Grazie Andreas per questo bellissimo piatto che hai creato, mm-hmm. che riunisce i nostri prodotti svizzeri in un piatto tipico svizzero per il Grand Tour. Mm-hmm, grazie. Andreas lavorerà con noi Svizzaturismo come ambasciatore della cucina svizzera. Avremo modo di rivederlo insieme, di rifare cose insieme sin dall'anno prossimo, per i prossimi anni. Siamo contentissimi di averti al nostro fianco per presentare le bellezze e i prodotti svizzeri. Grazie. Grazie anche. Grazie.